Sabato 19 gennaio si è svolta nella sede di Via Madre Teresa di Calcutta la presentazione del programma di appuntamenti per il 50° di fondazione della Parloco di Caselle Torinese. Molte le associazioni casellesi presenti e non sono mancati gli amministratori pubblici. Giornata importante e particolarmente felice per la comunità di Caselle Torinese. Infatti quest'oggi viene illustrato e presentato il programma di festeggiamenti in occasione del 50° anniversario di fondazione dell'associazione turistica Proloco di Caselle Torinese. 50 anni importanti, 50 anni di iniziative, eventi, appuntamenti radicati sul nostro territorio e di promozione della nostra cittadina e del territorio tutto della nostra, a nord di Torino. Una presenza importante che ha visto la partecipazione di tantissimi volontari nel corso di questi 50 anni e il pensiero non può non andare ai soci fondatori e a chi ha guidato l'associazione in tutti questi anni. Ora la Proloco guarda al futuro proiettandosi appunto sul 2019 e sui prossimi 50 anni, presentando un programma ricco di iniziative e di eventi che tra le altre cose vede il coinvolgimento di tante altre realtà del nostro territorio, proprio perché la Proloco desidera lavorare con le associazioni, le istituzioni, in modo da creare quello spirito di comunità del quale anche oggi abbiamo tanto bisogno. Visibilmente commossa la Presidente della Proloco Casellese, che ha rimarcato l'importanza della Proloco per la valorizzazione del territorio, con tutte le problematiche che ne conseguono. È sicuramente un bellissimo compito, un compito non facile, difficile, perché abbiamo in programma tantissime cose per questo 50° e un sacco di manifestazioni e tantissimi eventi, e lo scopo principale comunque resta quello di coinvolgere tutte le associazioni, perché la Proloco non deve essere una società a sé, ma deve essere un'associazione insieme alle altre. La Proloco deve scendere in piazza, deve scendere in piazza Caselle, deve coinvolgere la popolazione, deve fare cose che piacciono alla popolazione e andare avanti su questo, su questa cosa, insomma, con questo principio. Ecco, prima di tutto, la Proloco è la gente, secondo me. Prima di tutto la gente. Tanti gli eventi in programma in questo 2019 per festeggiare alla grande i 50 anni del sodalizio. Avremo sicuramente una serie notevole di appuntamenti, come abbiamo sentito dal vicepresidente avremo diverse gite anche in occasioni di manifestazioni particolari come la Sagra di Ladispoli o come quella a Lumonferrato, e avremo di nuovo una serie di manifestazioni per il paese, soprattutto spettacoli teatrali, commedie in piemontesi. Nuovo anche il logo, creato e ideato dai bimbi della sezione A e B della scuola materna parrocchiale La Famiglia. Bene, quindi con sentimenti di sincera gratitudine per il lavoro svolto dalla Proloco in questi 50 anni, vi auguro, auguro a te come presidente, ma a tutti i tuoi collaboratori, a tutti i soci, un felice compleanno in questo 50° di fondazione. Viva la Proloco! Grazie, io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto l'amministrazione comunale che ci dà comunque modo di fare queste cose, ringrazio tutto il mio direttivo che è eccezionale, ringrazio tutti i soci che partecipano e tutte le associazioni che vogliono e desiderano lavorare con noi. Grazie.